Enrico, che momento è e soprattutto che momento è stato, visto che l'anno solare vecchio forse per te non si è chiuso nel migliore dei modi, con la storia di infortunio, perché sei stato fuori un po' di tempo. Raccontaci un po'. Un anno vecchio finito male, perché comunque è il mio primo vero infortunio in carriera, quindi situazione nuova, lontano dalla squadra, e fa male soprattutto quello, non vivere lo spogliatoio, non cercare di dare una mano alla squadra, ci si sente un pochino strani, per quanto si possa stare vicino a loro, ma il campo è mancato tanto. 2018, con queste due vittorie consecutive, è buono. Peccato per la sconfitta col Pescara, perché comunque sono state fatte tre partite, secondo me, ottime. Ci sono mancati i punti col Pescara, però dai, cerchiamo di continuare su questa strada. Nelle logiche di mercato che hanno caratterizzato gennaio e comunque l'inizio di quest'anno, hai mai pensato di poter anche prendere in considerazione l'ipotesi di cambiare aria, quindi di lasciare Foggia? No, mai. Mai, perché so quello che posso dare, quello che voglio dare alla squadra, quindi mi metto sempre in gioco e non ho mai pensato di lasciare Foggia, anzi. In tua assenza è, tra virgolette, esploso il talento di Tarolli, e a gennaio Foggia si è rinforzato prendendo un altro portiere. Ci racconti un po' il tuo rapporto con questi due compagni? Uno è arrivato da poco, l'altro lo hai probabilmente visto crescere, ecco, tra virgolette. Sì, Stefano si è comportato benissimo, è stata una sorpresa per chi non lo conoscesse. Comunque no, io che lavoro sempre insieme a lui so che tipo di potenzialità ha, quindi più che altro è l'aspetto mentale, buttarsi in un campionato di vite, buttare con un derby con 35.000 persone, quindi non era facile. Penso che si sia sbloccato con quella partita e abbia fatto il suo dovere. Il ragazzo Nopper, se non sbaglio, io lo chiamo Andrea, quindi lo chiamo come mio figlio, quindi Andrea, vabbè, è un portiere diverso rispetto a noi, ha delle caratteristiche diverse, già la statura è 2,03 m. Quindi sta cercando comunque di si è integrato bene nel gruppo, sta cercando di imparare la lingua, di conoscere comunque insieme a Di Bitonto tutti gli aspetti della tecnica del lavoro italiano, che è diversa da quella straniera, da quella olandese, da quella comunque quella che gli appartiene. Quindi sta crescendo piano piano. Senti, c'è grande voglia di riscatto nel Foggia, che ho visto in queste prime tre giornate del 2018, perché è stato un giro d'andata con più ombre che luci. Come lo valuti tu il giro d'andata di squadra e collettivamente anche da un punto di vista tuo personale, in una stagione in cui hai ritrovato la B dopo appena un anno in cui ti sei reggi con il Foggia? È stato un giro d'andata che secondo me è caratterizzato da episodi. Molte volte gli episodi ci sono andati contro, un giorno d'andata dove magari sappiamo tutti che potevamo fare qualcosa in più, ma quello è scontato, perché anche con le due vittorie sappiamo che si può fare sempre di più, magari cercare di chiudere prima la partita, non prendere gol, sono tutte situazioni che nel giorno d'andata magari ci sono venute a mancare. Il giorno di ritorno abbiamo iniziato bene, ripeto, le tre gare le abbiamo dominate noi, le abbiamo gestite noi da squadra, quindi è
questo è il cammino. Parlavi prima di cercare di non prendere gol, non sei il portiere più battuto da questa settimana. Sta migliorando anche questo aspetto, perché diciamo nelle ultime tre partite la media di un gol a partita rispetto a prima, che purtroppo era superiore a livello di squadra. Sì, vabbè, ma non, l'obiettivo per la squadra è normale che lavoriamo soprattutto non per prendere un gol, ma per non prenderlo per niente, quindi non guardo tanti numeri io, perché non, anche quando magari ci sono state partite in passato dove non prendevo gol, non mi interessa, più che altro mi interessa l'atteggiamento della squadra, la prestazione collettiva in fase difensiva, perché mi riguarda di più, quindi è normale che dobbiamo migliorare. Ci sono anche gli avversari, la bravura degli avversari, quindi è sempre, ricordiamoci che è sempre una Serie B, quindi la bravura degli avversari cresce. Ma tu dai la visuale completa dalla porta aperta, percepisci più solidità di squadra con anche l'apporto che c'è stato dal mercato invernale? Ma penso che sia un discorso di atteggiamento sempre. Normale che sono arrivati giocatori di categoria e magari su alcune cose, su alcune situazioni siamo cresciuti, ma è sempre atteggiamento della squadra, come dicono spesso, come dice anche spesso il nostro mister, la fase difensiva inizia dalla prima punta. Quindi è sempre quella la chiave di lettura di non prendere gol e di volerlo fare. Senti, nelle sei partite saltate c'erano anche Bari e la Spezia, quindi forse è stata ancora più dura restare fuori in quel segmento del campionato, no? Due partite da ex, immagino ti sarebbe piaciuto. Sì, non ho tante squadre da ex, perché ho Ascoli, Bari e Spezia, quindi diciamo che fortunatamente nella carriera mi sono mosso poco, sono stato sempre tolto Spezia, tolta la Parenzi Spezia, che sono stato 4 mesi. Bari e Ascoli sono, diciamo, le mie squadre dove ho militato di più, quindi Bari, il derby sì, è stata dura, perché vederli in tribuna è stato duro, soprattutto poi per il risultato all'ultimo minuto. Senti, per chiudere, per quanto mi riguarda, come hai ritrovato questo campionato di Serie B rispetto agli ultimi che avevi giocato, se è cambiato in cosa, e un tuo giudizio su questo posticipo di lunedì, quindi sul Palermo, su quali difficoltà ci possono essere, però anche la consapevolezza che il Foggia fuori casa ha ottenuto risultati di tutto rispetto finora. Un campionato, secondo me, come preannunciato, uno dei più belli degli ultimi anni, perché comunque il livello è altissimo, si stanno confermando in vetta, secondo me, le squadre che lotteranno fino alla fine per i due posti della Serie A. Secondo me è un campionato che, come ripeto, si è alzato di livello, quindi vediamo per la partita di Palermo, sappiamo che affrontiamo una signora squadra. Anche se ha perso l'ultima, sappiamo che hanno dei giocatori di categoria superiore, quindi ci stiamo preparando al meglio per affrontare il lunedì di Palermo. Ciao Rico, buon pomeriggio. Senti, agganciandomi alla domanda del collega sulla Serie B, è vero che tu dici è un campionato che sta dimostrando tra i più importanti, più interessanti degli ultimi anni, anche qualitativamente più elevato. Però ti faccio una domanda specifica sul fatto che questo campionato di Serie B si segna molto e si subisce ovviamente per converso anche molto. Secondo te, che ha una grande esperienza, stanno venendo a mancare le difese, alcune caratteristiche, ci sono molti errori che si vedono anche su molti gol su pallina attiva, cioè è più un merito della crescita, della forza degli attacchi o comunque di questa mentalità magari più portata a spingere, o secondo te tu noti anche che ci sia, tra virgolette, un'incapacità adesso di marcare, forse non si faceva qualche anno fa, insomma. E anche lo stesso fattore campo mi sembra che stia un pochino venendo meno, no? Ci sono tante squadre che hanno perso
più partite in casa di quante ne abbiano vinte. Sì, il fattore campo sta dimostrando che qualsiasi squadra può andare a giocare fuori casa e vincere la partita, non è più come una volta. Per quanto riguarda i gol fatti, penso che soprattutto sulle palle inattive si lavori di più. Cioè, ci sono proprio degli studi, degli allenamenti specifici che sono molto più elaborati rispetto agli altri anni. Si cambia spesso durante la settimana, quindi ci sono tante sorprese su palle inattive rispetto magari a 5-6 anni fa, dove incontravi una squadra e faceva sempre le stesse cose. Se pensiamo a Sarri, l'Empoli di Sarri 4 anni fa, che aveva 1000 soluzioni, penso che da lì sia partito il tutto. Quindi si cerca sempre di sorprendere l'avversario, quindi su palle native si fanno più gol rispetto agli altri anni. Senti, permetti, volevo chiedere anche questo: tu ti senti più sicuro tu sei andato, ti sei fortunato che Foggia giocava ancora prevalentemente a parte Avellino con il 4-3-3, sei rientrato che invece il modulo ormai quasi definitivo, insomma, al di là di cambiamenti estemporanei che il mister può fare, è il 3-5-2. Tu, dal punto di vista di portiere, per quello che vedi anche la squadra, ti senti adesso più sicura? Perché i numeri anche in questo dicono che voi comunque siete migliorati anche nel passaggio al 3-5-2. Il 3-5-2 è tutto un aspetto mentale. Se il 3-5-2 lo affronti in un certo modo, subisci di più. Se lo affronti nel modo giusto, magari subisci di meno. In queste ultime partite abbiamo subito di meno a livello di tiri in porta e il resto, ma è tutto un aspetto mentale. Anche ad Avellino abbiamo iniziato col 3-5-2, ma eravamo tra virgolette bloccati. Ci sono state altre partite che abbiamo affrontato col 3-5-2. Se lo affronti con la consapevolezza che puoi far male e gestire comunque la partita col possesso palla per fare del male è diverso. Buonasera Enrico, proprio su questo tema voglio farti una domanda: se pensi alla prima giornata di campionato e se pensi all'ultima, più o meno un girone passato, sembra che sia passato l'eternità, no? Tantissima acqua sotto i ponti, c'è un modulo diverso, c'è una squadra per la metà, forse qualcosina in più che scende in campo con dei singoli diversi. Se ti guardi alle spalle, cosa pensi per il percorso che c'è stato dalla prima a quest'ultima giornata e dove secondo te il Foggia ha fatto il passo in più, in quale punto esatto? Passi in più bisogna farlo ogni settimana, secondo me. Non ci dobbiamo guardare indietro, perché io dico che è un percorso che secondo me si doveva fare, punto. C'è una crescita generale magari di singoli, di squadra, di ambientamento alla categoria, perché ci dobbiamo ricordare che siamo una promossa, quindi molte volte non ci rendiamo conto di quello. È normale che dobbiamo avere la cattiveria di una promossa, ma anche la consapevolezza dei nostri mezzi, perché secondo me siamo una squadra che a livello di gioco esprime un gioco importante. Quindi ora in questo momento c'è stato tanto cambiamento, ma il cambiamento può essere positivo e negativo, poteva essere positivo e poteva essere negativo. Dobbiamo continuare su questa strada per cercare di portare alla fine dell'anno un cambiamento positivo. Hai detto tu siete una neopromossa e lunedì prossimo affrontate una retrocessa dal campionato di Serie A. Quindi una sfida di quelle importante, una squadra che è lì in alto, che cerca di lottare per tornare in Serie A, in uno stadio che ha fatto per tanti anni la Serie A. Che tipo di partita ti aspetti? Ti chiedo come ci arrivate voi, dal tuo punto di vista ovviamente, e sempre dal tuo punto di vista, come credi che ci possa arrivare il Palermo dopo una sconfitta così pesante come sconfitta? Loro arriveranno sicuramente arrabbiati, perché comunque hanno perso male, hanno perso uno scontro diretto importante, ma noi sappiamo che dobbiamo affrontarli come sempre, come siamo capaci di farlo, giocando a pallone. Non abbiamo altre alternative. Quando c'è da soffrire si soffre tutti insieme, quando c'è
da far male dobbiamo cercare di far male. Affrontiamo una squadra che ha dei valori individuali importanti, quindi se andiamo ad analizzare la rossa, tanti giocatori che hanno fatto la Serie A, ma questo non ci deve spaventare, anzi, andiamo in uno stadio importante, ci sarà sicuramente tanta gente, perché se non sbaglio ci sarà una riduzione dei biglietti per portare più gente possibile allo stadio, quindi ci saranno tante motivazioni per noi. Dobbiamo essere arrabbiati anche noi, perché dobbiamo continuare il nostro percorso. Non dobbiamo pensare a chi incontriamo e dove lo incontriamo, sempre con la giusta umiltà, ma consapevoli di quelli che siamo. Tu eri in campo nella gara di andata, che ha vissuto di due fasi: in un primo tempo dove voi avete fatto bene la partita, siete anche passati in vantaggio meritatamente, poi nel secondo tempo, negli ultimi minuti, se non ricordo male, l'ultimo quarto d'ora, 10 minuti, avete subito il pareggio. Che ricordo hai di quella gara, se per te è indicativa dei valori del Palermo? Un ricordo positivo, perché comunque abbiamo fatto un primo tempo bellissimo, dove magari potevamo chiudere addirittura la partita. Quello non è arrivato e col passare dei minuti è cresciuto il Palermo. Ripeto, dobbiamo cercare di dare meno spazio a loro e meno giocati, perché comunque hanno giocatori importantissimi. Buonasera Enrico, ti volevo chiedere proprio riguardo alla partita dell'andata, se la posizione del calciatore che avevi davanti ti ha un po' infastidito, perché sul tiro di Muraschi mi pare di ricordare che ci fosse un giocatore palermitano in posizione di offside, se secondo te ha influito o comunque non saresti arrivato a prendere quel pallone? No, non mi ha influito più che altro un mio giocatore, che era, se non sbaglio, Fedele. Ma non è, il giocatore loro non ha influito, era passivo, non stava sulla mia traiettoria. Un'altra cosa ti volevo chiedere: hai detto che il campionato è aumentato di livello rispetto a quello che ricordavi, secondo te questo porterà a un aumento o ad un abbassamento di quella che sarà la quota salvezza? Secondo me, io dico che 47 punti c'è la quota salvezza. Ogni anno si parla sempre di 50 punti, l'obiettivo è quello, però se dopo si va ad analizzare la fine di ogni anno, la quota salvezza è sui 47-46 punti, quindi noi punteremo prima di tutto ai 50 punti, 50 punti famosi, perché dobbiamo arrivarci il prima possibile, ne mancano ancora tanti, quindi dobbiamo iniziare da lunedì.